non immaginavamo in quei primi anni che saremmo stati qui a scavare una fortuna incredibile. Gli scavi di Ossaia compiono 30 anni a Cortona, così è stato organizzato un incontro per tornare a parlare della villa romana. La villa ha una fama internazionale tra accademici che è molto significativo, è molto importante, anzi perché non era solo la villa romana, prima della villa c'era un santuario etrusco rarissimo incorporato in una parte della villa dopo, però qui andiamo dal VI secolo avanti Cristo fino al VI secolo dopo Cristo. I lavori di scavo svolti sotto il controllo dell'allora soprintendenza per i beni archeologici della Toscana hanno portato alla riscoperta di una serie di ambienti e spazi appartenenti al nucleo abitativo della villa, che certamente era di proprietà di personaggi di altissimo livello nella società cortonese di allora. Quindi il termine villa non ci deve assolutamente ingannare sul tipo di abitato, che era chiaramente centralizzato, dove l'imperatore, a partire dall'età augustea con il Medio Impero, diventa un po' il protagonista della scena. Fino ad allora c'erano le culture locali, no? Che quindi gli elementi essenziali vengono anche ripresi dal secondo secolo dopo Cristo in poi. I reperti più importanti della villa, che fa parte del sistema Maica Parco e una sua ricostruzione, sono stati collocati nelle sale del Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona. Una villa romana o comunque un insediamento romano che è stato scavato e i cui materiali sono stati asportati e portati e musealizzati, come è stato fatto con l'Ossaia, è di difficilissima manutenzione e soprattutto di difficilissima fruizione. Per cui è molto più semplice mantenere nel museo tutto il materiale della villa di Ossaia e lasciare qui alcuni aspetti, alcuni punti fondamentali che possano dare un'idea di quella che era l'estensione di questa villa, che è uno dei capisaldi della fase romana della città di Cortona.